Ciao a tutti, quella che voglio proporvi oggi è un'incastonatura di un cabochon soft touch. In questo caso utilizzerò un soft touch rotondo da 18 mm di diametro e andrò ad incastonarlo utilizzando queste perline qui che sono le Tila Beads, e sono queste perline appunto uscite qualche anno fa, quadrate con il doppio foro. E niente, utilizzerò sia queste che delle rocaille. E spero che possa esservi utile questo tutorial, diciamo, di base, perché poi semmai servirà anche a fare dei ciondoli o comunque degli anelli o delle creazioni appunto con questo tipo di incastonatura, e quindi non dovrò rifarla tutte le volte che ve lo proporrò, ma vi rimanderò questo video. Quindi, se vi interessa, seguite il tutorial, che tra l'altro è facilissimo e veramente velocissimo. E vi do appuntamento poi al prossimo video. Vi saluto già. Ciao a tutti. Vediamo subito il materiale di cui avremo bisogno per incastonare il nostro cabochon soft touch da 18 mm di diametro. Innanzitutto il protagonista, quindi il cabochon, in questo caso è una colorazione sull'azzurro. Poi avremo bisogno di Tila Beads e io sto utilizzando queste che sono le 1865 ed è una colorazione sul grigio. Poi avremo bisogno di rocaille 110, io sto utilizzando le Toho e sono le Metallic Silver Frosted Antique 566 e sono anche loro su un grigio metallico. Poi sto utilizzando delle 150, sempre rocaille, sono le Opaque Blue Turquoise numero 43, che è appunto un color turchese. Poi avremo bisogno di Fireline, io sto utilizzando lo 0.010 pollici e ovviamente poi vi servirà un ago. Quindi, ora che abbiamo visto tutto il materiale, possiamo cominciare con l'incastonatura. Come prima cosa dovremo andare ad inserire sul nostro filo questa sequenza di perline: una rocaille da 11, una tila, una rocaille, una tila, una rocaille, una tila e così via fino ad avere una fila da 7 tila intervallate da 7 rocaille da 11, come in questo caso. Una volta che avrete infilato, dovrete chiudere a cerchio facendo un paio di nodi e possibilmente ripassare nella lavorazione per renderla più stabile. Una volta chiusa a cerchio la lavorazione, dovremo trovarci ad uscire dal foro superiore di una delle tila, vedete, sto uscendo da qua, e dovremo andare a inserire in ogni spazio, vedete, in ogni spazio tra una tila e l'altra, due rocaglie da 11 sempre, quindi sto uscendo da qua, inserirò due rocaglie e mi infilerò nel foro superiore di questa tila. Metterò ancora due rocaille e mi inserirò nel foro superiore di questa tila e così via, fino a completare tutto il giro della lavorazione. Ecco fatto, come potete vedere abbiamo terminato il giro e abbiamo sistemato due rocaille, diciamo uscendo dal foro più alto delle tila. Ho dimenticato di dirvi una cosa, nel senso se volete fare un anello con questo tipo di incastonatura, all'inizio, prima di chiudere a cerchio, no, l'infilata iniziale, potete chiuderla a cerchio intorno sotto a una base per anello, in modo che praticamente vi troviate già ad avere questo cerchio intorno alla base, quindi lavorandoci su ve lo ritroverete direttamente già incastonato, diciamo, sopra l'anello. L'importante è che appunto il diametro qua della base sia maggiore di questo foro qui, altrimenti uscirebbe. Quindi quando infilate le 7 tila con le 7 rocaille, prima di chiudere a cerchio, chiudetelo praticamente a cerchio sì, intorno alla base per l'anello e poi fate questo secondo giro in alto inserendo le due rocaglie come abbiamo appena fatto. Questo era solo un piccolo consiglio così al volo. Dunque, adesso per andare avanti dobbiamo fare questa operazione. Noi stiamo uscendo da queste due rocaglie. Scusate l'interruzione, ma avevo delle persone qui in casa e ho dovuto fermare il video. Allora, come dicevo, stiamo uscendo quindi da una delle coppie che abbiamo appena inserito. Diciamo che abbiamo inserito queste due per ultime, siamo passate qui dentro la tila, sono uscita da queste due che erano le prime due inserite. Ora dovremo aggiungere un altro giro solo di tila.
In che modo? Utilizzeremo sempre le coppie di due come cardini, diciamo così, per inserire al centro una tila. Ovvero, se io sto uscendo da queste due, adesso inserirò una tila nel foro basso e andrò poi a inserirmi in queste due. Inserirò poi un'altra tila e mi inserirò ancora in queste due. E così via per tutto il giro, in modo che noi avremo una tila sopra ognuna di quelle che abbiamo già. Questo perché questa parte andrà sotto il cabochon, mentre le altre tila che inseriremo andranno a rigirarsi in avanti e a completare, diciamo così, con l'utilizzo anche di rocaille, l'incastonatura. Quindi ora inseriamo tutto il giro di tila. Ecco fatto, abbiamo inserito le tila, non preoccupatevi se qui si... Insomma, si sovrappongono un attimo, ma non appena inseriremo il cabochon e cominceremo a sistemare le tila con le dita verso avanti, si sistemeranno. Quindi facciamo questa operazione: appoggiamo il nostro cabochon con la base rivolta verso il basso e cominciamo a piegare in avanti queste tila che abbiamo appena inserito in modo che cingano il cabochon e poi vedremo come fare per completare l'incastonatura. Ecco fatto, abbiamo portato verso l'alto le tila che avevamo appena inserito, vedete? E abbiamo messo il cabochon al centro. Adesso trovatevi a uscire sul foro superiore, vi portate su con la lavorazione, trovatevi ad uscire da uno qualsiasi, da una delle perline, delle tila qualsiasi, dal foro superiore, come in questo caso, vedete? Inserite ancora due rocaille da 11, passate nella tila dopo, inserite due rocaille da 11, passate nella tila dopo e così via. E fate questo per tutto il perimetro della lavorazione. Ecco fatto. Però l'incastonatura non è ancora terminata. Cosa dobbiamo fare adesso? Dovremo andare a portarci ad uscire da una coppia delle due, di due rocaille che abbiamo messo, inserire sul nostro ago 4 rocaille, quelle da 15 in questo caso, e andare a entrare nelle due rocaille subito dopo, saltando la tila che c'è in mezzo. Uscire da queste due, inserire ancora 4 rocaille da 15 e andare a uscire in mezzo e andare a passare in mezzo a queste due per uscire appunto dalla seconda, inserire 4 rocaille ancora e passare in queste due e così via, in modo da avere 4 rocaille, diciamo così, da 15 sempre qua davanti a ogni tila. Ed ecco fatto anche questo giro, ora andremo a compiere l'ultimo, dopodiché la nostra incastonatura sarà del tutto terminata. Allora, portiamoci ad uscire da 4, da una qualsiasi delle serie di 4 che abbiamo inserito, in questo caso sto uscendo da qua, vedete, e inserirò sul mio ago una rocaille da 11, per andarmi poi a inserire nuovamente in queste 4. In questa serie di 4 inserirò anche qua una rocaille da 11, ripasserò nella serie di 4, inserirò un'altra rocaille da 11 e così via fino alla fine del giro. Poi ripasserò un po' nella lavorazione e la mia incastonatura di base sarà totalmente terminata. Ecco qua, la nostra incastonatura è terminata. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, che vi possa essere stato utile. E io niente, non ho tagliato il filo perché adesso procederò ad un'ulteriore lavorazione di questo, diciamo così, soft touch incastonato. E se ne verrà fuori qualcosa di carino, intanto lo registrerò così magari poi ve lo propongo. Quindi, se avete delle domande o qualsiasi dubbio, chiedetemi pure qua sotto al video o tramite messaggio privato. Vi ricordo la mia pagina Facebook, la trovate qua scritta nell'info box e anche il mio blog, anche l'indirizzo di quello lo trovate nell'info box perché spesso e volentieri metto su schemi o cose che non metto qua sul canale. Quindi anche se vi va di, non so, di seguirmi sul blog mi farebbe piacere. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!